Enzo Favorino, oggi qui in commissione in consiglio regionale a parlare di realtà rifiuti zero. Quali sono le esperienze che dobbiamo portare qui in regione Toscana? L'Italia, anche nel settore della gestione dei rifiuti, come in tante parti della nostra vita di comunità, è un magnifico campionario di cose belle, cose brutte e cose pessime. Noi spesso all'estero siamo ricordati per le nostre ricorrenti crisi nella gestione dei rifiuti, ma sempre più spesso c'è la consapevolezza, l'ha detto lo stesso commissario europeo Carmelo Vella quando è venuto al Parlamento italiano a parlare dell'agenda sull'economia circolare, la consapevolezza che l'Italia ospita alcune delle esperienze più avanzate al mondo di gestione sostenibile degli scarti, improntate alla visione dell'economia circolare. In particolare, a parte citare Capannori, che è un comune della Toscana, che è stato il primo in Italia e in Europa ad adottare la strategia rifiuti zero, e da allora fa da faro per quelle centinaia di comunità che in tutta Europa stanno seguendo questo percorso. Abbiamo anche la prima capitale rifiuti zero, che è Lubiana, che ha deciso di abbandonare il piano per fare un inceneritore, per avere un inceneritore più o meno della stessa dimensione di quello attualmente previsto a Firenze. Lubiana è più o meno della stessa dimensione perché ha 350.000 abitanti. Hanno detto: siamo a un bivio, scegliamo il bivio della virtù, della sostenibilità, della minimizzazione dei costi, della generazione di valore aggiunto per la nostra comunità, che trasformeremo in posti di lavoro. Per quanto riguarda l'Italia, senz'altro una delle esperienze di area vasta più interessanti, e che quindi, essendo di area vasta, possono darci l'indicazione quando si parla di programmazione strategica, la provincia di Treviso. È intrigante la situazione della provincia di Treviso, perché qualche anno fa a Treviso stavano facendo la stessa discussione che voi state facendo adesso su Firenze, cioè se fare o meno l'inceneritore. Lì addirittura ne avevano previsti due. Io ero al tavolo di lavoro per la pianificazione provinciale e dissi la stessa cosa: siete da un bivio. Se fate l'inceneritore vuol dire che vi accontenterete del 50%, che era la percentuale di cui si parlava allora come obiettivo di raccolta differenziata, e non esplorerete l'ulteriore potenziale che è insito nei nostri scarti, nelle nostre risorse per generare valore aggiunto, occupazione, economia e quant'altro, oppure potete scegliere di mantenere il sistema flessibile, non ancorarvi alla necessità di alimentare con un tonnellaggio prefissato l'inceneritore e andare invece nella direzione della massimizzazione dell'efficienza nell'uso delle risorse. Treviso fortunatamente ha scelto la strada giusta, non ha costruito l'inceneritore, ad oggi è l'area vasta più avanzata in Europa, sono all'85% di media come raccolta differenziata, ma soprattutto lavorando anche sulla riduzione hanno fatto la cosa che a me interessa di più, cioè la minimizzazione del rifiuto residuo. Noi misuriamo l'effetto combinato della riduzione e della raccolta differenziata andando a misurare quanti chilogrammi abitante anno di rifiuto residuo rimangono dopo riduzione, riuso, riciclo e compostaggio. A Treviso sono già 50 kg abitante anno, ma lì non si vogliono fermare, perché noi che ci occupiamo di rifiuti zero siamo sempre felici per quello che abbiamo già fatto, ma mai soddisfatti perché vogliamo fare sempre meglio. E hanno tematizzato l'ulteriore riduzione del rifiuto residuo di un ulteriore 80% al 2023, cioè togliendo un altro 80% e 50 kg vogliono arrivare a 10 kg abitante anno. Con questi numeri l'incenerimento non sta in piedi, e io il tema che oggi ho rappresentato è quello del grosso rischio finanziario legato agli inceneritori, perché a un certo punto arriva sempre in contraddizione la necessità di garantire un piano industriale per una macchina così grande che sa fare solo una cosa, una macchina stupida, mangia rifiuto indifferenziato per tramutarlo in energia con un basso grado di efficienza energetica. Invece ci vogliono altre tecnologie che possono accompagnare la crescita e la massimizzazione progressiva delle raccolte differenziate. Grazie, ti faccio un'altra domanda. Rifiuto urbano, una strada. Rifiuto industriale, spesso si dice rifiuti zero ha difficoltà quando parla del rifiuto No, industriale. nessuna difficoltà, nel senso che noi abbiamo già delle evidenze bellissime, potenti, del fatto che i percorsi e i programmi di rifiuti zero adottati dalle comunità locali riescono poi ad influenzare anche i percorsi della riprogettazione industriale. Questa è la prima cosa, e oggi l'ho rappresentata davanti alla Commissione, il fatto che alle tre R tradizionali di riduci, riusa, ricicla, rifiuti zero nell'ottica dell'economia circolare aggiunge una quarta R, che è quella di riprogettazione iterativa, riprogettazione continua del sistema per affrontare le criticità, superarle e risolverle. Abbiamo avuto il caso bellissimo, clamorosamente bello, delle capsule di caffè. È partita da Capannori questa iniziativa perché nel percorso della minimizzazione progressiva del rifiuto residuo siamo andati ad aprire i sacchi di rifiuto residuo, quell'indifferenziato che avanza dopo la riduzione e la raccolta differenziale, abbiamo visto c'erano tante capsule di caffè. Abbiamo mandato
una lettera ai produttori e abbiamo detto: vedete, il nostro percorso rifiuti zero ha messo allo scoperto la criticità rappresentata dalla vostra proposta commerciale, dovete prendervi voi la responsabilità. E di là sono partiti diversi progetti di redesign della capsula di caffè per aumentarne la riciclabilità, la compostabilità e così via. Passando poi al rifiuto industriale propriamente detto, in realtà quando si parla della possibilità di generare un rifiuto speciale, io anche questa è una cosa che ho sollevato oggi. Il rifiuto industriale è per sua stessa natura connotato da grandi ammassi di materiali monospecifici e con ciò stesso una fortissima vocazione al riciclaggio, perché non c'è quella complessità, quell'entropia di sistema che c'è invece nel rifiuto urbano, dove abbiamo plastiche, carte, no, nel rifiuto industriale noi abbiamo, a seconda degli insediamenti, grandi ammassi di imballaggio plastico, grandi ammassi di imballaggio cartaceo, grandi ammassi di sfridi legnosi, grandi ammassi di sfridi metallici. Chi detiene questi materiali mai e poi mai penserà di arrivare ad un inceneritore pagando una tariffa di conferimento di 100 e passa euro a tonnellata, 175 si dice qua a Firenze, quando invece li può mandare a riciclo e guadagnare dal riciclo di questi materiali. Per cui in realtà l'assunto in base al quale l'inceneritore serve per dare una risposta anche ai rifiuti speciali è un falso ideologico. Il rifiuto speciale che arriva all'inceneritore in realtà è il famoso 19-12-12, che è il rifiuto da trattamento meccanico di rifiuto urbano, e quindi è un materiale, un flusso che decade dal trattamento di rifiuto urbano. Quindi rientriamo nell'universo, nel mondo del rifiuto urbano e conseguentemente delle migliori strategie per gestirlo, e le migliori strategie non sono mai quelle che portano all'alimentazione di una macchina che richiede tonnellaggi prefissati, ma sono quelle che invece generano occupazione, economia, massimizzazione nel recupero delle risorse e così via. Ti faccio l'ultimissima, per la grande possibilità che abbiamo comunque di avervi qui. Dividere raccolta da smaltimento e gestione è necessario per avere un circuito virtuoso o ci sono esperienze in cui queste sono collegate? Allora, noi diciamo assolutamente sì. Tra l'altro noi siamo latori di una legge nazionale di iniziativa popolare Rifiuti Zero, che ha raccolto circa 90.000 firme, 87.000 qualcosa, attualmente in agenda presso le commissioni parlamentari, Camera e Senato, per la prima volta nella storia della Repubblica. Quindi siamo riusciti ad esercitare un impatto da questo punto di vista, e uno dei punti fondamentali per noi è la separazione dei soggetti che si occupano di raccolta e di raccolta differenziata dai soggetti che si occupano di trattamento e smaltimento, proprio per generare una competizione tra i due sistemi e facendoli quindi lavorare in armonia, perché è la raccolta quella che deve intonare il percorso verso il futuro. Poi sappiamo che ci sono casi, ad esempio la provincia di Treviso che ho citato prima, il Consorzio Contarina è un'azienda pubblica locale che gestisce sia la raccolta che alcuni impianti di trattamento. Però sono piccole aziende locali soggette al meccanismo del controllo analogo. Il problema è che il settore pubblico in Italia, anche per alcune indicazioni di legge, si sta strutturando invece verso grandi aggregazioni, realtà corporate, in cui la decisione non viene più presa dal sindaco e dal territorio locale, ma dall'azionista che sta a New York piuttosto che ad Hong Kong. E lì la determinante delle decisioni non è più l'efficientamento del sistema, ma è il maggior profitto possibile per i servizi da erogare. Quindi è una cosa che poi non determina l'evoluzione virtuosa del territorio. Grazie.